stata investita, aveva un trauma cranico e la frattura dell'omero. Ha superato il trauma cranico, è stata operata all'omero e poi abbiamo scoperto anche essere incinta. Ha solo un gattino, dopo il parto e dopo lo svezzamento saranno entrambi adottabili, magari anche insieme, sarebbe una bella adozione. Lei è Petunia, una delle gatte accolte dal canile comunale di Arezzo. La sua storia abbiamo deciso di raccontarvela nel giorno della festa del gatto, il 17 febbraio, ma come lei sono anche molti altri amici in cerca di famiglia accolti qui nella struttura comunale. Il gatto è un animale fantastico, cioè veramente molto speciale. Il canile di Arezzo da anni si prende cura di gatti e gattini, molti dei quali ancora in attesa di un'adozione. Trovati incidentati, quindi feriti, che vengono curati e poi vengono liberati nella nostra colonia o anche adottati. Per non parlare poi delle cucciolate di gattini che presto arriveranno e ci invaderanno. L'obiettivo della giornata, oltre ovviamente ad esprimere l'amore per i gatti, è anche e soprattutto per sensibilizzare all'adozione contro l'abbandono, ma restano fondamentali anche le sterilizzazioni. Se ancora il maschio non viene castrato, perché poverino, come si fa quando in realtà un maschio intero, la vita di un maschio intero è breve, perché comunque finisce investito, lotta con altri gatti, si ammala di AIDS, leucemia feline, che sono malattie mortali nel gatto, e la femmina non viene sterilizzata e magari quando fa i gattini o ce li troviamo davanti alla porta in uno scatolone o magari vengono ammazzati. Quindi sì, l'unico modo è sterilizzare, sterilizzare, sterilizzare.